ragazzi, eccoci qua su Digit, è Digger Simulator, ce l'ho fatta, dirlo tutto completo, facciamo subito campagna, scegliamo il nostro omino. Abbiamo detto l'altra volta che andavamo qua se c'eravamo i soldi, secondo me ce la facciamo a comprare, non questo, a comprare questo macchinario qui L, questa scavatrice qui, escavatrice L, e dobbiamo posare una trincea profonda, quindi dobbiamo andare al negozio, vedere quanti soldi abbiamo per ogni cosa, dobbiamo comprare sia il macchinario, vai un po' più veloce, L, sia l'escavatrice L, che è questa. Però dobbiamo comprare anche la benna. No, e la trincea volevo io. Bello, è quello? Ullala, ullala, guarda che mezzi. Sempre più cicciotti. E no, è questo. Compra, 20.000. Sì, acquistato. Solo che non c'ha la benna da trincea. Che io però ce l'avevo su questa. Benne per trincee. Boh, io prendo, la compro, che me frega. Magari me la fa usare anche su quell'altro. Quindi andiamo qui, possiamo usarlo tranquillamente. Quindi sì, continua. Vediamo un po', guardiamoci intorno. Quello che dobbiamo fare. Allora, fammi prima salire, va, che è la meglio cosa. Ah no, mi fa usare quella lì. Non ce n'è un'altra. L'ho comprata per niente. Allora, devo scavare e buttare di qua. Ok, ci sono. Scavo e butto. Che rumore fantastico. Guarda che rumore fantastico che fa questa. Di pura potenza proprio. Si guida come le altre. Ok, alziamo un po'. Senti che rumore che fa questa. Questa è proprio potente. È più potente dell'altra, eh. Vai avanti così, basta. Devo abbassare un po' il volume perché è veramente troppo potente. Questa è più potente, si sente dal rumore, che è molto più rumorosa. Ok. Ammazza, devo scavare una trincea profonda, ma è profondissima però. Ok, buttiamo lì. Non riesco ad andare, perché? Non riesco a girarmi. Ah, perché ero troppo lungo. No, oh, che scavi là? Ammazza, quanto ci vuole qua a scavare questa benna? Non c'era una benna un po' più intelligente? Ok, dobbiamo scavare tutto, guarda. È una cosa profonda. Dobbiamo farla profonda allora. Cioè, una volta che posso scavare quanto cazzo mi pare, scavo poco. Di solito faccio il rosso, faccio. Invece questo è proprio uno scava trincea profonda. Ok. Ok, così. Scava tutto. Guarda che è difficilissimo scavare. Quanto cazzo devo scavarla? Ma quanto è profonda? Ma che cazzo devono posare? Vai a capire cosa devono posare. Ok, vai da qui. Sali un po'. Quanto cazzo devo scavare? Ok, vieni. Buttiamo questo. Oh, finalmente un po' di rosso. Ecco, sapevo io che facevo il rosso. Ok, sistemato tutto per bene. Ho fatto dei danni. Com'è che non mi scava più? Allora, ho fatto del danno. Scava nel trincea profonda. Ma profonda quanto? È chilometri profonda. Ok, buttala via. Vediamo se riusciamo ad abbassare un po' tutto qua. Ok, basta fare così. Ok. Ok, ci siamo. È difficile scavare questa. Non è facile. Trincee profonde non l'ho mai scavate io. Nella realtà, ovviamente. Perché non va? Ok. Va poco, va malissimo questa cosa qui, eh. C'è mai niente, non serve. Butta via. No, ho fatto un buco sbagliato. Ok. Non c'è più il buco. Ma quanto devo scavare? Non si capisce quanto devo scavare. Vediamo un po' quanto dovrò scavare. Per vedere un po' di verde. È un'ora che scavo. Ho fatto una montagna. Giro un altro pochino. Mettilo giù. Prova a scavare un altro po'.
Cioè, guarda qui, non si vede ancora il verde. Avrò scavato 15.000 metri cubi di terra. E non riesco a vedere il verde. Quanto è difficile questa? Butta qui. Non riesco a scavare nel modo giusto. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ok, scava. Scava, scava. Boh, non va. Mi sono fermato a quel 2%, non riesco più a riprendere la situazione in mano. Ok. No, da questa parte. Non riesco più a riprendere la situazione in mano. Lì c'è un muro invisibile. Ma vabbè, non fa niente. Vedo un po' di verde. Ecco dov'è il limite. Finalmente. Vai, scarica qui. Spingilo verso giù. Spingi tutto il sistema. Cioè, è impossibile che sia tutto via tutta quella terra da sto buchino. Si moltiplica la terra. Ok, vediamo un po' di verde, vediamo. Magari quell'angolino non lo facciamo nemmeno. Butta giù. Vieni su, torna indietro. Guarda lì, oh. Non è possibile. Oh là, ho fatto di nuovo il casino. Ho fatto di nuovo il casino, butta un po'. Ok, così. Non ti emozionare però, perché ti emozioni? Ok, così. Vieni verso di me, vieni verso di me così. Ok. Oh, ci siamo, dai. 8%, stiamo migliorando. Stiamo migliorando, però non è che stiamo migliorando tantissimo. Qua abbiamo fatto la montagna, abbiamo fatto. Ok. Perché non capisco come mettere la pala. Perché a volte scava troppo questa pala, a volte non scava per niente. Ecco, per esempio adesso, perché mi ha fatto quel rosso, che non c'entrava niente. Aspettate un po' che lo sistemo. Devo andare indietro. Oh beh, io lo faccio prima tutto quanto e poi ritorniamo indietro, va? Perché sennò qui come cazzo si fa a tirare? Ah, perché più di un certo tot non va. Più di un certo tot non va questa pala. Fa schifo, questa benna fa schifo, questa escavatrice. L'unica escavatrice più schifosa del mondo ce l'abbiamo noi, ovviamente. Poi me l'hanno messa a 20 km la zona di scarico. Cioè, mettetela più vicino, no? Là c'è della zona rossa. Devo stare veramente attenti, eh. Perché le zone rosse sono zone dove non ci danno punti. Proviamo a riempirlo un po'. E là, sapevo io che la faceva troppo. Ok, alza un po'. Piano. Ok, così. Scaricala qui. Ok, ci siamo. Andiamo a riprendere quella zona lì. Si è risistemato tutto. Si è annullato tutto il lavoro che avevamo fatto. Ok, vai, che adesso recupero. Ormai ho capito come si fa. Ormai ho capito, ormai ci sono. Ormai ci metto poco anche. Ormai ho capito come si fa. Ok, così, tira su. 10%, 10% fatta. Dai, 10%. Ci mettiamo poco, ci mettiamo. Ok, no, fai così. Ok, gira. Mettiti così, abbassati un po'. Abbassati un altro pochino. Anzi, vai a marcia indietro. Questa cosa vicino non scava niente, non scava. Ok, si è riempita di nuovo. Si riempie troppo presto sta benna. Ok, scarica qui. Dai, mi sto stancando pure. È che non riempie.
quando poi devo andare a tappare un buchettino rosso, fa un casino della miseria. Ok, mettiamoci anche. No, vabbè, va bene qui. Andiamo un po' indietro. Ok, così. Ok, basta. Non mi fa più controllare niente. Prima scaviamo di grossolanamente e poi facciamo le opere di precisione, va? Che è la meglio cosa. Anche perché, come avete visto, non facciamo mai le opere al 100%. Quelle magari me le faccio io poi dopo. È inutile che sto qui a perdere tempo, poi le rifaccio io. Anche perché il gioco mi piace. Magari a voi non piace, ma a me piace tantissimo. Oh, se a me mi piace, non ci posso fare niente. Poi a me mi piace, non si dice, a me piace. Posso fare niente, non ci posso fare. Scarica. Sì, comunque là la terra si moltiplica, quando cade lì sopra. Ok, così. Vieni verso di me. Come cazzo sto facendo? Devo mettere un po' più indietro, 15% fatto. Abbiamo perso 10 minuti solo a capire come si scavava. Oh, vabbè, si perderà un po' di tempo. Anche perché ogni ruspa mi sembra che si comporti un po' in modo diverso. Questa, no, per esempio, non piega tantissimo il braccio. Lo ritiri? Ok, ci siamo. Intanto quelli passano, quasi lo butto sopra la terra. Sarebbe anche bello, solo che c'è un muro invisibile e non me lo fa fare. Maledizione, potevo fare dei danni sull'autostrada. Purtroppo mi hanno bloccato il divertimento puro. Allora, qui così. Ok. Allunga, 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 allunga. Scivola tutto, perfetto. Vai così. Tira! No, non girare però. Guarda che non riesco a fare quello che voglio. Questa penna è inguidabile. 23% però, dai. 23% va già bene. Mo, sapete che faccio? Io mi giro tutto di qua. Ah no, sono arrivato alla fine, quindi non serve girarmi di là. Perfetto, perfetto. Non capisco mai niente io. Devo andare. Ah no, posso andare avanti però. È difficile scavare sta cosa, ve lo dico che mi sto veramente ammazzando e non riesco a fare un buco. Che cazzo sono andato a prendere? Ok, l'inizio è veramente difficile. Ok, qua tu scarica sempre. Collezionista di terra. Collezionista di ossa anche. Vai, tira su. Cioè l'inizio qua è veramente difficile, non si riesce a prendere niente. Non riesco a prendere la terra all'inizio. La partenza di questo scavo è veramente difficile. Proviamo a metterci un po' più in qua. Ok, così. Ancora è bianco. Però non ci preoccupiamo perché poi viene su, viene. Arriva il verde. Quindi continuiamo così noi. Mettiamoci un po' anche di qua. Ma perché? Ok, così. Ok, va bene così, va bene così. Lasciamolo bianco. Ok, butta qui sopra. Andiamo un po' più indietro. Come si fa ad andare indietro così? Ok, no, 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 vai avanti, fermo. Spostiamo la videocamera. Cazzo, sono caduto nel buco. Vai, vai, vai. Non riesco più a uscire. Non so più come fare. Mi sono fregato da solo. Scusa, non mi fa neanche girare adesso. Non va, non va più, non va più, sono caduto, sono caduto. Porca di quella troia. Guarda.
Posso solo girare su me stesso adesso. Vediamo se faccio cadere anche l'altro. Come si fa a uscire mo? Non riesco a girarmi. Ho fatto del danno. Mettiamolo così, vediamo un po' se riusciamo ad andare. Madonna mia, guarda qui che casino che ho fatto. Devo riuscire a uscire, eh. Devo riuscire a portarmi dritto. Non riesco a portarmi dritto. Vediamo se riesco a farmi girare un po'. No, girami. Non riesco più a uscire. Sono fottuto solo. Sto anche cadendo. Spingimi. Spingi. Spingi che sennò moriamo. Cazzo. Guardate se dovevo morire qui dentro io. Non riesco più neanche a girarmi. Allora, finisce qua questa puntata. Ho fatto del danno. Sì, ho fatto un po' di danno. Quindi abbiamo perso solo dei soldi, abbiamo perso del tempo. E noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!